Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Melem, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, intervento dedicato al calciomercato del Cagliari, anche in questo sabato che va a precedere la partita contro il Milan. Per quale motivo? Perché ovviamente ci sono le solite indiscrezioni, soprattutto per quanto concerne il mercato in uscita del Cagliari, e tra le tante voci potrebbe essercene una che comunque al Cagliari potrebbe far molto comodo, soprattutto per una possibile entrata. Di che cosa sto parlando? Come sappiamo c'è Niccolò Giannetti in uscita, l'attaccante senese vuole ovviamente trovare più spazio e quindi vuole andare via da Cagliari, e il Cagliari sta cercando in qualche modo una sistemazione per accontentarlo. Ha diverse richieste sia in Serie A e in Serie B, ma ovviamente la volontà e il desiderio da parte dell'attaccante sarebbe proprio quello di rimanere in Serie A. E nello specifico questo desiderio potrebbe andare di pari passo a una esigenza da parte del Cagliari. Perché? Perché probabilmente, almeno per quanto riporta blog Cagliari Calcio 120, ci potrebbe essere una sorta di scambio con il Chievo Verona, ossia Giannetti che va al Chievo, e in cambio potrebbe esserci l'innesto di Etemai, centrocampista appunto del Chievo, classe 86. Allora, ovviamente volevo esprimere la mia opinione rispetto a questo scambio, che per quello che ne so potrebbe avvenire in qualche modo in maniera paritaria, quindi senza che nessuna delle due squadre debba in qualche modo pagare un conguaglio economico all'altra. Ritengo questo uno scambio assolutamente vantaggioso. Per quale motivo? Etemai non è un giocatore che mi faccia impazzire, partiamo da questo presupposto. Però alla fine è un giocatore molto duttile, può ricoprire varie posizioni all'interno del centrocampo, può essere anche eventualmente una sorta di regista, anche se ovviamente se la cava più come interno di centrocampo e all'occorrenza anche come trequartista. Almeno questi sono i ruoli principali che potrebbe ricoprire. Un innesto a centrocampo, come ho già detto più volte, ci vorrebbe, e da quello che so il Cagliari sembra che stia proprio lavorando in questo senso. I profili oltre Etemai sarebbero quelli anche di Sturaro ed eventualmente addirittura separato di Kučka. Io personalmente non è che mi faccia impazzire nessuno di questi tre nomi, ma alla fine per avere comunque un innesto che possa comunque aver già giocato in Serie A, possa avere anche già esperienza, un Etemai per esempio mi potrebbe andare più che bene. Dato e considerato che al momento Giannetti io non lo considero neanche un giocatore del Cagliari, cioè utile alla causa Cagliari, alla fine se si riuscisse a fare questo scambio sarei personalmente molto molto contento. Ovviamente stiamo parlando di un classe 86, quindi 31 anni, dunque non stiamo parlando né di un giocatore giovane né di un giocatore troppo vecchio, è un giocatore che comunque altre tre stagioni, secondo me, di buon ottimo livello le può tranquillamente fare. In ogni caso, questa è la mia valutazione riguardo. Dunque, se per appunto cedere Giannetti riuscissimo addirittura anche ad avere un innesto a centrocampo in più, io personalmente sarei molto contento. Quindi personalmente il parere è molto molto positivo. Fatemi sapere quella che è la vostra idea a riguardo di questo scambio, fatemelo sapere commentando qui sotto ovviamente nei commenti. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti, ovviamente forza, castello a tutti, ciao ciao!